Quali possono essere le politiche di ritorno al paese d'origine per i migranti? Ma intanto le politiche di ritorno ai paesi di origine degli emigranti sono politiche che devono essere onnicomprensive, cioè non si può considerare il problema solo da un punto di vista economico, bisogna intanto considerare l'inclusione e l'integrazione, per esempio, in un primo momento in Europa e poi vedere come queste persone che in qualche maniera hanno acquisito una formazione sul campo in Europa possono portarla nei loro paesi di origine. Ecco, immaginate soltanto per il commercio con l'estero, che cosa vuol dire avere degli operai, del personale, dei dirigenti che si sono formati in aziende italiane, ritornare nei paesi di origine, essere una sorta di bandiera dell'impresa italiana che tende poi a facilitare un discorso più ampio, quindi per l'indotto. Una volta l'emigrato tendeva a mandare soldi, le proprie rimesse nel paese di origine per costruire case. Quello che può fare l'Unione Europea è cercare che oltre alla casa possa costruire un futuro per sé e per i propri figli. Quindi creare attività economiche, il microcredito, la microfinanza, in fondo nascono con questi ideali e per buona parte in aree svantaggiate del mondo ci sono riusciti. Immaginiamo se non riusciamo a farlo in aree che non sono del tutto svantaggiate. C'è bisogno di una nuova politica per il Mediterraneo? C'è bisogno di una nuova politica europea, non solo per il Mediterraneo, c'è una politica che sia veramente europea. Noi abbiamo un dovere nei confronti del Mediterraneo, questo non significa che noi dobbiamo da soli sopportarne le conseguenze di politiche sbagliate, significa che l'Europa deve far sì che ci sia una politica che vada dalla Lituania, dalla Lettonia, dall'Estonia, dalla Svezia, più quant'altri, che sia una politica dei 28 nel suo complesso e che il problema mediterraneo non venga affrontato solamente come problema di emergenza perché ci sono i barconi con questi poveri sventurati che sbarcano a Pantelleria. E io sono abbastanza vecchio per ricordare quando arrivarono gli albanesi con una nave e furono messi nello stadio di San Nicola di Bari, salvo poi farli rimpatriare. La politica serve, una politica vera serve per evitare questi, diciamo, fenomeni. Una politica vera serve per programmare alcune attività e far sì che queste persone possano poi anche, se a loro giudizio e con una libera scelta, decidere se restare nei paesi di accoglienza o se entrare nei paesi di origine.